Raccontate un po' come nasce la vostra associazione, quali sono stati gli obiettivi iniziali, come si sono modificati nel tempo, quali sono le attività, insomma. È nata circa 20 anni fa qui nella scuola, proprio in quest'aula qua, con un insegnante di arte e una di sostegno, è venuta fuori arte e sostegno, per aiutare i ragazzi che erano in difficoltà su materie come italiano, matematica, ma riuscivano con la creta, con la pasta lenzale, con queste cose manuali a fare delle cose. E in seguito abbiamo approfondito la cosa e praticamente abbiamo chiesto l'aiuto del comune, qua ci ha dato quegli altri due locali di là, dove c'è anche il bagno, e praticamente ci siamo, cioè hanno cominciato a conoscerci in giro e da lì sono nati i corsi per gli adulti, per i bambini. E hanno poi mandato i ragazzi del Tribunale dei Minori. Allora, partiamo subito dalla creta, dalla manipolazione, la Quindi prima cosa. E vediamo chi è più o meno portato. E poi praticamente andando avanti vi facciamo vedere tutte le tecniche. Sì, dai. Una per una, via. Vai. Ale, le prendi il filo? Filo là? Via te va, E leva tutti sti imbrogliari. Le formiche e il tondo di Se tu non togli il braccialetto, ti viene l'impronta anche nel braccialetto. Ma forse no, se ciò si passi, così non si vede sulla linea. Adesso un altro piccolo, scusi, infatti già. La storia quindi da 20 anni fa, e quindi la cosa si è evoluta pian piano, però il bilancio è positivo sicuramente, perché quando per esempio l'assistente sociale ti telefona e dice: ascolta, i ragazzi che sono venuti lì si sono sentiti accolti, e quindi.